Buongiorno! Allora, oggi è giovedì meno uno. Allora, stiamo andando dalla nonna Raffi e poi si dovrà andare a fare. Sì, perché io devo poi andare a fare delle commissioni, le ultime cose mancanti. Va bene. Adesso stiamo uscendo di casa. Fa caldissimo. Sì, fa caldissimo. Questo è l'ultimo video prima delle vacanze. È l'ultimo video, ma poi tornerò più carica che mai. Adesso partiamo di casa. Vieni, Pietro. E si parte. Allora. Allora, sono andata in posta, nel frattempo sto aspettando Pierandrea che è andato un attimo in banca e sono andata in posta perché dovevo rifare praticamente la PostePay. Arrivo in posta, allo sportello c'erano due operatori e l'unica cosa che una delle due operatrici, uno dei due operatori è andato di là a fare delle pratiche. Arriva il mio turno, arrivo allo sportello, dico devo fare la PostePay. E questo operatore mi dice: guardi, ha bisogno di mezz'ora di tempo per fare tutto. Ho detto sì, va bene. Boh, si è scatenato l'inferno all'interno della posta. La gente che si lamentava perché doveva aspettare mezz'ora. Io mortificata, poi sono una che va in posta o in banca e rubo magari mezz'ora di tempo agli operatori. Si è scatenato veramente, ragazzi, l'inferno. L'inferno sembrava dovessero aspettare 6 ore. Alla fine, meno male che è arrivata l'altra operatrice e si è smazzata tutta l'altra fila. Però veramente assurdo, assurdo, gente che magari non ha nulla da fare e rompe le scatole. Adesso è arrivato Pierandrea e si parte per l'outlet. Ci vediamo dopo. Arrivate all'outlet e l'outlet è completamente deserto, cioè veramente c'è pochissima gente. Meno male, almeno riusciamo a girare bene. Adesso facciamo un giro da H&M e poi assolutamente tappa fissa da Calzedonia.
Allora, eccoci in macchina, stiamo tornando a casa e no, abbiamo comprato delle cose proprio belle, 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 poi dopo vi faccio vedere. Allora, non avevamo tempo perché Pierandrea doveva tornare a lavorare, quindi avevamo proprio i minuti contati e quindi siamo andati giusto mirati in certi negozi. Siamo passati da Vaiana, siamo passati da H&M, siamo passati da Liu Jo e poi basta. Intimissimi. E da Intimissimi, da Calzedonia. E non abbiamo trovato tantissimo, uno perché avevamo fretta e due perché non c'era più tantissima roba, soprattutto da Calzedonia c'erano pochissimi costumi, infatti io sono partita con l'idea di farmi la scorta di costumi, invece ne ho trovato uno. Comunque vabbè, pazienza, sarà per la prossima volta, tanto domani poi si parte, magari là qualche costumino carino lo si trova. Adesso stiamo tornando a casa, io vado a recuperare Pietro, poi volevo fare un salto a vedere se trovavo i sandaletti della Birkenstock a Pietro, perché non ha sandaletti aperti, perché lui rifiuta il sandaletto, lui vuole solo mettere le Stan Smith, le scarpe da ginnastica, e quindi adesso cercheremo di convincerlo a prendere dei sandaletti. Poi all'outlet sicuramente ci torneremo a settembre, perché tanto poi quando andiamo a Venezia faremo una scorpacciata di shopping, vero, a Venezia? Sicuramente passerò da MAC, passerò in profumeria dove vado a fare rifornimento tutti gli anni di profumi. Chi mi chiama? La Fede! Fede! Allora, eccomi tornata a casa. Allora, vi faccio vedere quali sono i prodotti che porterò al mare per quanto riguarda la persona e poi vi farò vedere gli ultimi acquisti. Allora, sono stata ieri da Galassia e ho deciso, per quanto riguarda i miei capelli, di provare i prodotti della Dixon, che sono questi qua. Allora, sono anni che li ho d'occhio, sono anni che li prendo, poi tra una cosa e l'altra non li ho mai presi. Questa volta invece ho deciso di provarli. Allora, lo shampoo è con gomma, guar e chitosano. È una formula professionale, contiene filtro UV, forza e brillantezza per i capelli normali con uso frequente. Stessa cosa il balsamo crema. Allora, sono veramente curiosa di provare questi prodotti. Poi, per quanto riguarda invece il bagno doccia, questa volta mi sono affidata a questo bagno doccia 100% avena bio, in modo tale che questo bagno doccia possa poi tranquillamente utilizzarlo anche Pietro e Nea. Allora, questo è un bagno doccia idratante, latte di mandorle, senza parabeni, delicato e testato per il nickel, quindi ottimo per la mia pelle. Poi ho preso, vabbè, le lamette per tutti i giorni, degli elastici e delle mollettine per capelli, perché io, vedete, le utilizzo tantissimo proprio per questi ciuffetti che ogni tanto svolazzano. Poi salviettine struccanti, io utilizzo queste della Cotonette, mi trovo molto bene. Poi rigorosamente Infasil. E la mia parrucchiera mi ha omaggiato di questo prodotto Biosystem trattamento con estratti di corallo e semi di lino. È un prodotto che va applicato sui capelli prima dell'esposizione al sole. Quindi devo dire che, avendo fatto i capelli comunque adesso molto scuri, vorrei curarli per evitare che poi si sfibrino e esca fuori quel giallognolo che avevo prima. Poi acquisti. Allora, gli acquisti che abbiamo fatto oggi da outlet. Allora, come prima cosa vi mostro gli acquisti Calzedonia. Allora, voglio precisare una cosa prima di farvi vedere i miei acquisti. Allora, in tantissime sotto video mi chiedete video di borse, video di cinture, video di orologio, bracciali, ecco. Allora, volevo chiarire una volta per tutte questo, perché io in tutte le domande dove vi scrivete
mi chiedete questo tipo di video, io non rispondo. Vi spiego il motivo. Allora, io preferisco mostrare le cose, quindi abbigliamento, bijou, accessibili a tutti. Questo non vuol dire che io non abbia capi di un certo tipo, borse di un certo tipo, cinture di un certo tipo. Ne ho, ma preferisco non farci dei video haul, perché magari in tante di voi non possono permettersi di, non lo so, andare da Gucci a comprarsi una cintura piuttosto che comprarsi una borsa da 600-700 euro. Preferisco non farlo vedere, perché sul mio canale voglio mostrare accessori, vestiti accessibili a tutti, e questo non vuol dire che magari il capo che vi mostro, che ho pagato magari 15 euro, sia una schifezza. Ecco, per intenderci, io penso che una persona possa mettersi addosso un capo da 700 euro e stare molto bene, ma stare anche magari molto bene con un capo da 15 euro. Chi se ne è? Comunque, con questo, vabbè. Allora, vi mostro abbigliamento Calzedonia. Allora, vabbè, Pierandrea si è preso qualche costume. Allora, io farò costumini per Pietrenea. Viene presi 5. Adesso, vabbè, non so farvi vedere tutti di Pietrenea. Comunque, sono tutti costumini così, proprio pratici, comodi e veloci da indossare. Poi per me costumi non ce n'erano, perché erano tutte quarte e quindi a me non andavano bene, per cui l'unica seconda che ho trovato, l'unico completo di seconda, è questo rosso con questo fiocchettino bianco e la mutandina bianca e rossa, che poi volendo si può girare e metterla dal lato rosso e via. Poi, sempre per me da Calzedonia, mi sono presa questo copricostume blu, guardate, col volano in fondo. Questo è un copricostume, ma poi si può tranquillamente mettere anche da uscire, perché è molto molto carino, ha la manica tre quarti, leggero, praticissimo. Poi, sempre da Calzedonia, ne ho prese due di queste canotte bianche molto molto semplici, come quella che ho addosso, però questa è in cotone, questa invece è in microfibra, ecco qua. Io le trovo molto molto comode, ne ho prese due, perché bianche ovviamente si sporcano con facilità. Poi ho preso, sempre da Calzedonia, questo jeans elasticizzato bianco, sembra un po' il jeans che ho preso tempo fa da CVG, sfrangiato in fondo, però questo jeans ha una vestibilità particolare, perché pensavo mi andasse bene la S, invece ho dovuto prendere una XS. Sono molto carini, sono elasticizzati, belli belli, non vedo l'ora di metterli al mare. E poi vabbè, i costumi di Pierandrea. E poi siamo passati da Liu Jo, non ho trovato un granché, quindi mi sono presa, allora, questa, mi sono presa questa maglietta, oppala, bianca, semplicissima, larga, con la scritta, vedete, in pietre rosse. Questa mi piace un sacco, non la porterò al mare perché poi la metterò ad andare a scuola, mi piace proprio tanto. Poi Havaianas,
anno, io adoro le Havaianas, quindi ogni anno cambio. Allora, lo scorso anno ho preso quelle con l'accetto dietro, che sembravano un po' dei sandaletti, l'unica cosa che poi l'accetto dietro si è rotto. Allora, ho visto la novità di quest'anno, che il laccetto non ha più la chiusura in plastica, ma la chiusura come un sandaletto normale, quindi in acciaio col suo forellino. L'unica cosa che non c'era il numero. Allora, non costavano pochissimo, perché costavano sui 100 euro, però erano molto carine perché avevano un infradito di Swarovski un po' particolare. Infatti Pierandrea, prendile. Ovviamente non c'era il mio numero. Poi, avendo io il piede molto piccolo, perché ho 35-36, ovviamente non le ho trovate. Allora, Pietro e Nea le abbiamo preso queste, dei mostriciattoli blu e verdi, e io invece, su consiglio di Pierandrea, ho preso queste grigie con la scritta e le borchiette blu. Allora, dalla videocamera sembrano verdi, ma invece sono grigie e blu. Poi siamo stati da H&M, e quando andiamo da H&M per Pietrenea spendiamo l'impossibile. Anche se ci siamo trattenuti, perché ovviamente finita l'estate, tra poco finisce l'estate, quindi si torna a scuola a lavorare, quindi non abbiamo, abbiamo preferito ridurre la spesa, però è sempre molto molto conveniente. Ah, non vi ho fatto vedere, da Lujo ho preso anche questa cintura con queste pietre, grigie, da mettere dito bianco, quindi mi piace. Poi abbiamo preso gli occhialini, perché eravamo tentati a prendere i Ray-Ban a Pietrenea, però abbiamo pensato al mare, la sabbia, i giochi, chissà, questi occhiali, non lo so, abbiamo preferito non prenderli. Allora, per quest'anno ci siamo buttati sugli occhialini sempre a goccia di H&M. Le lenti magari non saranno il massimo, però per quest'anno, poi lui li usa poco, non è un amante degli occhiali, è ancora un po' piccolo, quindi, però così, da fare un po' il fighetto magari. Io mi sono presa gli orecchini, i miei soliti orecchini, questi mi piacciono perché hanno l'interno dorato. Poi sempre da H&M, allora, per me ho preso questo costume di questo, dalla videocamera non rende il colore veramente proprio per niente, ma è un fucsia shocking, un fucsia fluo, dalla videocamera sembra rosa, invece no, è bello fluo con la fascia. Poi per Pietrenea pantaloncini, adesso non sto a farvi vedere tutti gli acquisti di Pietrenea, comunque li abbiamo preso dei pantaloncini di jeans, neri di jeans, e poi da andare magari quando siamo in hotel, andiamo a fare colazione o altro, e abbiamo preso queste scarpette simil spadrillas, perché Pierandrea è un super amante delle spadrillas, bermuda e spadrillas, e quindi abbiamo pensato di prenderli anche a lui. Adesso spero oggi di riuscire ad andare a prendere a Pietrenea le Birkenstock e sandaletti, vediamo se riesco, se no magari me li prendo al mare. E poi sono passata velocemente da Max Factory e ho preso questo toppino, che è praticamente identico a quello che abbiamo preso da C2G, io e la Fede, praticamente identico, forse cambia le perline perché queste poi all'interno hanno l'acciaio, bianca, semplice e via, da mettere con l'abbronzatura. Allora, questi sono tutti gli acquisti fatti oggi all'outlet. Devo dire che è stato un pomeriggio
bello, perché siamo riusciti io e Pierandrea a dedicarci, anche se con molta fretta, perché avevamo fretta, però siamo riusciti a ricavarci quelle due orette tutte per noi. Abbiamo passeggiato, abbiamo visto un po' di vetrine, abbiamo già pensato a quello che vorremmo poi prenderci a settembre. Ci sono molte cose carine all'outlet, i negozi proprio belli. Allora, io con questo video vi saluto. Allora, vi saluto perché domani io e Pietrinea andremo a Riccione. Pierandrea purtroppo lavora, quindi per questa settimana la vacanza ce la facciamo noi, poi inizieranno le nostre vacanze a tre super speciali. Io con questo video vi saluto, sicuramente in vacanza gireremo tanti video. A Riccione il computer non lo porterò, però girerò dei video per voi, quindi quando poi tornerò ci sarà subito un video super pronto su Riccione prima di partire per il Veneto. Io non vedo l'ora di rivedervi, vi mando un bacione grande. Sempre vi ringrazio per i messaggi carini, vi ringrazio per le nuove iscrizioni, vi ringrazio proprio tanto e vi ringrazierò sempre. Io con questo video vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, adesso mi armo di straccetti e vado a pulire. Io con questo video vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!